Ciao ragazzi, siamo passati da Acer alla parte di Acer dedicata al gaming. Infatti siamo nella zona dello stand di Acer che si chiama Predator, come i prodotti appunto della società dedicata ai videogiocatori. E qui dall'IFA 2015 voglio farvi vedere un nuovo monitor molto interessante, lo Z35. Come abbiamo detto, un monitor da gaming con tante caratteristiche interessanti, un monitor curvo in 21 noni. Andiamo a dargli un'occhiata più da vicino. Eccoli qui i monitor Predator Z35, i monitor, perché in questa interessante configurazione che io sto giocando con sommo piacere, perché poi la farò vedere a Giulio Tedesco e lui rosicherà un sacco, ne abbiamo addirittura tre. Si tratta di monitor molto interessanti, una diagonale di 35 pollici con un brutto incidente, comunque con una aspect ratio abbastanza particolare. Come potete vedere, si tratta di un 21 noni a 1080p di risoluzione, quindi essendo un aspect ratio particolare anche la risoluzione è strana, perché è 1080x2005 come risoluzione. La frequenza arriva fino a un massimo di 200 Hz, è overclockabile in maniera molto semplice, e abbiamo tra l'altro due tecnologie di Acer e di Nvidia molto molto interessanti, perché abbiamo la tecnologia G-Sync che ci permette di nuovo una migliore sincronizzazione con il gioco, e abbiamo una tecnologia che invece va a ridurre il motion blur, quindi abbiamo un minore effetto sfocato nelle azioni concitate, che dovrebbe andare a premiare e aiutare quindi i videogiocatori nelle azioni più frenetiche. Io intanto vediamo se riesco a farmi un incidente della miseria in contromano. Detto questo, questi sono i nuovi Acer Z35, una serie molto interessante che ovviamente è dedicata a una fascia di utenza particolare, quella dei gamer, che vanno cercando un prodotto abbastanza unico. È unico, è interessante anche il prezzo, perché comunque partiamo da, mi pare, 1100 euro. Sicuramente non è poco, però l'esperienza che questi device sono in grado di darvi è veramente molto piacevole. E questi erano i nuovi Predator Z35. Per Readball.com un saluto da Gianluca Cilignano.